nostri appuntamenti serali di maggio. Questo è il penultimo incontro serale, ne faremo altri pomeridiani, ma diciamo il penultimo, il prossimo, ve lo annuncio, sarà il 26 maggio, avremo il piacere della presenza del professor Manolli che ci parlerà della Toledo ebraica. Mentre stasera abbiamo due graditissimi ospiti che ci onorano della loro presenza e che voglio presentarvi. In primo luogo l'autore del libro che andiamo a presentare stasera, uno studioso straordinario che è il professor Brizzi. Lo presento per chi non lo conosce, ma non credo ci siano bisogno di presentazioni. Il professor Brizzi è ordinario di storia romana presso l'Università di Bologna, ha insegnato in diversi atenei, tra cui Sassari, Udine, ed è stato più volte professore anche alla Sorbona 4 di Parigi. Il professor Brizzi è uno specialista all'interno della storia romana, della storia annibalica e della storia militare antica. Ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni, molte delle quali sono state anche tradotte in diverse lingue. Il professor Brizzi, con il volume che stasera presentiamo, ha quindi dedicato all'interno della storia romana insomma una lunga e appassionante ricerca sulla tragica caduta di Gerusalemme e del muro. E sapete che l'esito finale di questo scontro è stato un esito di enormi conseguenze storiche. Il secondo relatore è Fabio Isman. Fabio Isman è un scrittore, giornalista, è stato per molti anni un inviato speciale del Messaggero, ma vorrei presentare Fabio Isman sotto un altro profilo e un interesse che ha da sempre coltivato, che è quello della tutela del patrimonio storico, del patrimonio culturale. Da qualche anno, da circa una decina d'anni, all'interno di questa sua attenzione che dedica al patrimonio, si occupa anche del saccheggio dell'archeologia clandestina in Italia. E una delle sue ultime, il suo ultimo lavoro, la sua ultima fatica, che è stata anche presentata ieri sera al Centro San Domenico, è andare per Città Ideali, edito dal Mulino. Ma vorrei un attimo sottolineare, come dire, anche l'amicizia che c'è con Fabio Isman, perché lui è sempre stato, come dire, un fautore del portare al pubblico il patrimonio ebraico italiano, e lo ricordo nell'ottanno 1988 quando presentavo con lui a Roma, in questa conferenza stampa nazionale, che è stata la prima tappa di quella, chiamiamola, avventura che ha portato anche alla creazione di questa istituzione, che è stata la presentazione della mostra a Ferrara, Meraviglie dal Ghetto. Italia è stata dopo. No, così. Italia è stata dopo. Sì, Italia è stata l'anno dopo, sì, che poi ha girato, ed era anche quella che è stata poi portata negli Stati Uniti, Garden in Ghetto, insomma tutta l'avventura di questa istituzione parte da quella mostra e da quegli anni. Ecco, non vorrei aggiungere altro e ringrazio per la vostra partecipazione, presenza, e passo la parola a Fabio Isman. Grazie, buonasera, grazie a tutti, grazie a voi che siete qui, grazie a chi ha organizzato questa occasione, grazie per le parole che sono state dette adesso. Allora, siamo qui a presentare questo libro. È un libro di Giovanni Brizzi che si chiama 70 d.C. La conquista di Gerusalemme. Io vi spiegherò per un attimo perché è un libro assolutamente formidabile che non potete evitare di leggere. Vi spiego anche un'altra cosa, che Giovanni Brizzi è persona molto capace nel suo mestiere, ma capace di calarsi nelle cose di cui si occupa, che non è roba di tutti, non è mica un regalo che molti ci fanno. Molti scrivono, va bene, sono bravi, ma che scrivono calandosi in quello che scrivono non sono tantissimi, e lui invece ci riesce.
Ci riesce a tal punto che vi do una notizia in anteprima, io faccio solo il giornalista, quindi cerco di dare le notizie prima degli altri. Dal 12 al 23 settembre sarà insieme a Anna Fova, che ha scritto un libro molto bello che si chiama Dar Perghetti e Giudecche, sarà la guida di un viaggio che viene organizzato in Israele, Israele, la guerra giudaica, la distruzione del tempo e la diaspora, che sarà condotto appunto da Giovanni e da Anna Foa, che è un'altra mia carissima amica, carissima persona, bravissima professionista. Detto questo, il libro. Questo libro, se voi lo leggerete, vi accorgerete che non è un libro sulla guerra, è un affresco su una regione, su un popolo e su un periodo. Visto che Hirman non ha un cognome particolarmente ariano, io mi sono sempre molto occupato di queste vicende, no? Succede, no? Capita nelle migliori famiglie, e raramente ho trovato qualcuno che racconti le vicende del popolo ebraico dell'epoca in questa maniera, come con una grandissima abbondanza di dettagli, con una grandissima profondità, ma anche dignità nello scrivere. Cioè si legge veramente come si può leggere un libro che non deve essere né pesante né grave né occuparsi di cose gravi, ed è un grandissimo risultato. La prima parte di questo libro ci racconta i rapporti tra Roma e gli ebrei e il popolo ebraico, che erano rapporti strani, rapporti difficili, rapporti che non sfociano subito in una guerra, anzi tutt'altro. Passo in più, ci sono anche i rapporti tra Roma città e gli ebrei. La comunità romana, visto che lì mi trovo ad abitare da circa 40 anni, anzi forse di più, è la prima comunità della diaspora. Non della diaspora del dopo Tito, cioè della diaspora ufficiale, ma della prima diaspora, quella di Babilonia. Cioè da quando i babilonesi distruggono il primo tempio, la prima comunità che si forma fuori da Israele è la comunità romana. Io mi diverto sempre con i miei amici a raccontare che gli ebrei sono arrivati molto prima che Cristo ci fosse, perché è così. Nel 161 avanti Cristo erano sicuramente insediati a Roma. Non solo, da una serie di cronache romane che noi abbiamo, sappiamo che a un certo punto avevano 11 sinagoghe, che non erano poche. Sappiamo che a un certo punto Tiberio, nel 19, può permettersi il lusso di mandarne 4.000, quindi vuol dire che erano molti poco, in Sardegna, si usava già allora, li manda o nelle miniere o a combattere il brigantaggio, che anche questo esisteva già allora, perché cioè quello che noi viviamo oggi è sempre frutto di quello che è già successo. Se andiamo a trovare, dobbiamo delle gambe straordinarie. Vabbè, sta di fatto che tra l'altro al libro è allegata una cronologia abbastanza essenziale ma assolutamente precisa, che va dal 1000 a.C., cioè dal regno di Davide, fino all'ultima rivolta, che è quella di Marcocca nel 135. In mezzo trovate tutto, quindi se non vi trovate con una data, se non vi ritrovate, se non vi ricordate bene, in fondo c'è un bellissimo prontuario che lo dice. Allora, Pompeo nel 63 a.C. assolutamente occupa la zona, ma ha un completo e totale rispetto per il tempo, non lo viola. Il Tempio di Gerusalemme non viene toccato. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa fondamentale, che io parlerò prima un po' del libro e poi dopo parlerò un po' di una cosa che mi sta molto a cuore, che per caso si chiama Menorah, ma c'è una sua ragione, dopo lo vedremo. Quindi il Tempio all'epoca non viene toccato, c'è un'occupazione militare che riguarda problemi militari, riguarda problemi di territorio, riguarda problemi di potere, ma non riguarda problemi di popolo, non riguarda problemi di religione, tant'è vero che la massima espressione religiosa non viene. Strabone ci racconta, forse Strabone non è del tutto attendibile, però è uno su cui qualche calcolo ci si può fare, che ai tempi di Silla gli ebrei erano i veri padroni di Egitto e di Cirenaica. Secondo me era già una plutocrazia massonica e giudaica, ma insomma, però prendiamola pure per buona, all'epoca era così. E logicamente andiamo avanti fino alla guerra vera e propria, fino alla distruzione del Tempio, fino all'ultima resistenza a Masada. In mezzo, in questo libro, passa di tutto. Ci sono dei dettagli che io francamente non conoscevo prima, e credo che molte di queste cose, non sono uno storico, faccio solo il giornalista, però credo che molte di queste cose siano assolutamente inedite, e ancora a maggior ragione va letto questo libro.
Arriviamo fino alla caduta, no, passiamo, arriviamo fino al 135, no? Nel 73 cade Masada e noi sappiamo della resistenza straordinaria, 10.000 persone, il suicidio di massa, lo stratagemma per prenderlo, sappiamo lì c'è ancora l'inizio della rana che esiste ancora. Per carità, sappiamo dell'abilità di Cassio, che è sempre stato un occore terribile, che, una cosa molto bella che dice Bezzi, rappresentava, già all'epoca, pensate un po', rappresentava dei gruppi finanziari dell'Urbe, sembra di essere oggi. E allora Cassio, logicamente la prima roba che fa appena arriva, va al Tempio e si prende tutto l'oro, che non era solo l'oro del Tempio, era conservato anche l'oro di un popolo, quindi si prende tutto quello che c'era. Chi ci racconta queste cose? Ce la racconta Giuseppe Flavio. La guerra che succede da quelle parti è una delle più documentate. Giuseppe Flavio è un signore che ci lascia 25 volumi di antichità giudaiche, non due. È anche un signore molto singolare, perché Giuseppe Flavio si chiamava Ben Mattiatiu, e il quale, il signore, era un politico, era un militare romano, ma di origine ebraica, che però non si è mai convertito, si è cambiato il nome, è diventato Flavio Giuseppe, Giuseppe Flavio. E come tale è una fonte fondamentale, che logicamente Brizzi collega ad altre fonti, ad altri calcoli, ad altre attenzioni, anche perché il Signore, io l'ho sempre pensato leggendolo, me lo sono letto tutto, devo dire, quando ero un po' più giovane, abbiamo fatto anche le grandi fatiche, ma era francamente un po' eccessivo, soprattutto nei numeri. Cioè racconta delle cose che non possono stare in piedi, che non stanno assolutamente né in cielo né in terra. A un certo punto ci racconta che la rivolta ebraica si propaga nei paesi vicini. Arriva in Egitto e ci sono 50.000 vittime. 50.000 vittime in Egitto all'epoca era una roba che non è sostenibile, perché non sta in piedi. Dice a un certo punto che in 2 mesi e mezzo di assedio di Gerusalemme vengono gettati fuori dalle porte 600.000 persone, non sta in piedi, non sta, non si dormire neanche dentro, no? Quindi a Giuseppe Flavio gli va fatto, Flavio Giuseppe come preferite chiamarlo, gli va fatta una signora cara. Però ci racconta una valanga di roba. Quando racconta che Caligola vuole nel Tempio una sua statua che fosse venerata, torna perfettamente il conto, perché è esattamente quello che Caligola fa anche a Roma, quindi abbiamo delle altre fonti. I giudici oggi direbbero un milione convergenti. Che ci dicono che è esatto, vabbè, sta di fatto che Erode, che regna per 33 anni, fosse persona detestatissima, lo sapevamo già, ma Brizzi ci spiega perché, con un'accuratezza di cose molto precise. Era odiato da una parte e odiato dall'altra, che mi sembra molto giusto. Vabbè, insomma, ci sono le rivolte alle quali Gerusalemme fino al 66 resta estranea. Cioè Gerusalemme è città pacifica per natura, io ci ho fatto due guerre, ho scritto la guerra del 66, ho scritto la guerra dell'82, lì li conosco anche abbastanza bene. È una città molto strana ed è una città molto diversa dalle altre. E quindi che Gerusalemme fosse pacifica, non si mischiasse in queste faccende e partecipasse molto poco alle rivolte, è assolutamente vero, lui ti spiega anche, Brizzi ti spiega anche come e perché. Finché a un certo punto arriviamo al 70 e lì c'è l'assalto definitivo e c'è la distruzione del Tempio. Sono 2 mesi e mezzo di assedio, viene raccontato puntualmente, ci sono tutti i dettagli che occorrono, inutile che ve li spieghi. Fino all'assalto definitivo al Tempio, anche in tempo di guerra, in Tempio si sacrificava mattina e sera. Cioè i romani non hanno proibito questa cosa fino all'ultimo momento. Sono stati rispettosi di quella che era un'unicità. E mi sembra già una cosa da dire. Dopodiché, curiosità che io non sapevo, ho letto qui, forse voi lo sapevate perché siete molto più bravi di me, il Tempio cade lo stesso giorno in cui era già caduto il Tempio di Babilonia, cioè il primo Tempio. Il secondo Tempio di Salomone cade lo stesso giorno, io non l'avevo mai saputo. E lui lo racconta e lo spiega. E va bene. Questa è, grosso modo, l'intelaiatura di questo libro che voi dovete leggere, di cui dopo Giovanni vi parlerà molto meglio di me. La fine di questa guerra ha una serie di significati e una serie di eredità.
che durano ancora oggi. Non parlo di quello che è successo nel Medio Oriente con l'arrivo dei Romani, con la distruzione di Israele, con la distruzione del Tempio. Non parlo di quello che è successo al popolo ebraico con una diaspora molto superiore evidentemente a quella precedente. Parlo della Menorah. La Menorah, lo sapete tutti, è l'oggetto più identitario del popolo ebraico, molto più della stella di Davide che è arrivata anni, anni, secoli, anzi, secoli e secoli dopo. Ci si racconta che la prima Menorah sia stata forgiata nel deserto con il fuoco da Mosè e si sia forgiata da solo, cioè lui ha buttato le cose nel fuoco ed è sciolta la Menorah. Questi sono i racconti. Viene portata via da Nabucodonosor, nasce una seconda Menorah con il secondo tempio. All'inizio non c'erano i soldi ed è molto, una Menorah molto povera, poi i quattrini sono arrivati ed è diventata una Menorah molto ricca. Per capirci, la prima Menorah, secondo le fonti, pesava da 60-70 kg di oro purissimo. La seconda inizia con pochissimo materiale prezioso e poi si dà da fare anche lei. Io mi sono dovuto occupare abbastanza di questo argomento perché a un certo punto è stato tradotto in Italia un bellissimo racconto di Stefan Zweig, che non era mai stato tradotto in Italia, è un racconto del 37 poco prima che lui e la moglie decidessero di togliersi la vita, e che si chiama Il candelabro sepolto, che evidentemente è dedicato alla Menorah. Mi avevano chiesto di fare una costruzione a questo libro, che dovrà essere poche cartelle, e quindi mi ci sono messo a lavorare. Nel fare queste poche cartelle, nel cercare un po' di notizie, ho avuto la fortuna dei neofiti, cioè di quelli che fanno una cosa che non sanno affatto di dover fare, e ho trovato una serie di cose molto divertenti. Tra l'altro mi sono imbattuto in un signore che sta oltreoceano, che non conoscevo affatto, che si chiama Stephen Fine, e cercando le notizie di lui, perché c'era un suo scritto pubblicato in fotocopia, quindi vero, era un pezzo di libro, mancavano le note, però c'era un pezzo di libro in cui raccontava una cosa singolare, che il ministro degli esteri israeliano, una volta che era stato ricevuto da Giovanni Paolo II, gli aveva chiesto notizie della Menorah dicendo: tanto lei c'era qui in Vaticano, me la faccia vedere, perché c'è questo cretino che scrive queste cose. C'era una nota, ma in questa roba pubblicata in internet, esattamente un posto che si chiama Accademia Edu, dove gli studiosi possono scambiarsi i file, mancavano le note. E allora io gli ho scritto, ho trovato un suo indirizzo, non sapevo ancora chi fosse. Mi ha risposto dopo mezz'ora, è stato molto bello, perché intanto ho scoperto che era il presidente della Yeshiva University, era il presidente di facoltà della Yeshiva University di New York, e poi mi ha scritto: ho appena citato nella nota di un libro che sto scrivendo Il racconto di Zweig, e lei se ne sta occupando. Logicamente quando poi è venuto a Roma l'ha invitato, cioè mi ha mandato un sacco di notizie molto importanti. Allora, le notizie: questo candelabro portato via da Tito, noi lo ritroviamo sotto l'arco di Tito, ed è il motivo, credo che voi lo sappiate tutti, ma se qualcuno tra voi fosse per caso gentile e non ebreo, anche lo saperlo, è il motivo per cui gli ebrei di Roma non passano sotto l'arco di Tito, perché ci sono passati 700 prigionieri e quindi loro non ci passano. È stata fatta eccezione due volte: nel 48 quando è nato lo Stato di Israele, e non mi ricordo in che anno, mi scuserete, quando è venuto in visita Rabin come primo ministro. In quel caso sono passati sotto l'arco. Se no, io so, carissimi amici, che quando per caso capitiamo le regole, girano a sinistra e poi ci ritroviamo. È una curiosità, ma è una curiosità singolare. Voi sapete che se mettete insieme due ebrei troviamo tre religioni e quattro sette, possibilmente ne ho avuto anche delle esperienze dirette, sono molto divertite queste. Però insomma, una cosa va bene. Dopodiché non si capisce bene, qualcuno dice che forse la Menorah che è ritratta lì sotto, siccome c'è un bassorilievo con animali, con scimmie, con aquile, con marmi, con mostri marini, non è quello originale, perché non può avere questa cosa così, forse lo stesso. Comunque sia, sta di fatto che e l'ultima parte del racconto della guerra fatto da Flavio Giuseppe è il trionfo con cui Tito arriva a Roma. E la cosa è curiosissima, perché il trionfo parte esattamente dal portico d'Ottavia, che oggi è il centro del ghetto, che del luogo iconico del ghetto, ma il trionfo all'epoca parte da lì, non c'era il ghetto, da lì parte il trionfo.
ed è un trionfo, vi risparmio tutte le cose che stiamo facendo la mattina, ma insomma, baldacchino, perché era l'oggetto più sacro, più importante. Per la menorah, e per carità, per altri oggetti preziosi che erano stati razziati e dati conquistati, a Roma viene fabbricato il Tempio della Pace. Nel Tempio della Pace vengono messi tutti questi oggetti, la menorah e quant'altro, portati via alle varie popolazioni conquistate. Non a caso si chiamava Tempio della Pace perché era frutto di bottini di guerra. Tempio della Pace si incendia, viene rimesso a posto, c'è ancora questa cosa dentro, e ce l'ha dentro esattamente fino a quando non arrivano i Visigoti. I Visigoti arrivano, boh, nei miei appunti dovrei avercelo, adesso forse ve lo trovo, lui lo sa di sicuro perché lui fa il professore, mica fa il giornalista, ma io non glielo chiedo perché sono uno di questi. Allora sono i Vandali di Genserico nel 455, giusto professore? Allora, nel 455 i Vandali di Genserico si portano via tutto, anche perché, al contrario di quanto era successo poco tempo prima, i Visigoti di Alarico fanno una razzia di pochi giorni, invece i Vandali ci stanno una settimana, quindi fanno tempo a portare proprio via tutto. E poi dopo, nel 534, Belisario conquista Cartagine e se lo porta con Costantinopoli. Risulterebbe da una serie di fonti che si porta anche la menorah. Dopodiché noi non sappiamo più niente, da lì è dispersa. Se non è stata fusa in Africa, è stata fusa probabilmente a Costantinopoli. La cosa straordinaria è che un oggetto così importante e così identitario di una popolazione, di un popolo, di una nazione, di una religione non può morire. Quindi ci sono 3.000 leggende che dicono che non è morto, logicamente, e lo stesso Zweig nel racconto immagina che sia vivo, come non ve lo spiego, andrete a leggerlo, ma insomma immagina che venga recuperato da un vecchissimo ebreo che va apposta a Gerusalemme e che lo seppellisce in Israele fino a quando non arriverà il Messia. Logicamente cosa deve fare? Lo mette lì dentro, quando arriverà il Messia però è una cosa molto bella. Dopodiché le leggende sono 54.000. Una leggenda dice che quella portata via da Gerusalemme sia soltanto una copia, perché l'originale era stato messo al sicuro e secondo alcuni sta ancora, pensate voi, in una chiesa cattolica. No, cioè solo un cretino può crederci, però no, insomma c'è molti che lo dicono. Secondo altri non è una copia quella che è stata portata via, ma è una copia quella che è stata portata in Africa, avevano fatto una copia a Roma, ma figurati se hanno fatto una copia a Roma. Secondo altri, che sono le più probabili, uno dei 13 battelli con cui parte la spedizione dal Tevere per l'Africa affonda. Qui ci sono due tipi di fonti. Un tipo di fonte dice che affonda in vista dell'Africa, quindi non c'è niente da fare nel mare profondo, buonanotte signori. E un'altra fonte dice che invece affonda la partenza. Come giustamente dice Randy Segni, dice scusa, l'acqua del Tevere era bassa, era d'estate, se gli cadono 70 kg d'oro, mandano due persone a prenderlo, che è assolutamente vero. Comunque, vabbè, anche lì c'è una grande corrente che dice che... E quindi c'è una grande corrente che dice che è ancora fondo al Tevere. Una corrente minoritaria, ma molto presente in Israele, dice che stava in fondo al Tevere, ma il Vaticano l'ha recuperata. E queste sono le cose romane. Allora, succedono le seguenti cose. La prima cosa è che nel 1996 Shimon Peres, ministro degli esteri, va da Papa Giovanni II. Esiste, c'è scritto, e gli chiede notizie della menorah che lei ha qui, se me la fa vedere. Non c'è risposta, non dice ma di lei cretino, cosa sta dicendo? Parla d'altro e il discorso finisce. La seconda notizia è che nel 2004 uno dei due rabbini in capo di Israele, non chiedete di quale, fa una famosa visita in Vaticano. E cosa fa? Chiede notizie della menorah che sta in Vaticano. Peraltro, cosa che fa assolutamente, qui lì ci sono 3-4 giornali, c'è Gerusalemme Post che fa la cronaca, cioè ci sono molte fonti. Un'altra fonte, però ce ne sono un po' di meno, sono solo due fonti, due giornali che dicono che anche Moshe Katsav, che era presidente, capo dello Stato, presidente della Repubblica,
in vista del fatto che era in Italia, che è andato in Vaticano, ha chiesto notizie, te la meno che sta nel Vaticano. Più serio è, secondo me, più serie sono altre due cose. Una cosa è una lapide che c'è nella seconda sala del Museo Ebraico di Roma. È un grande triangolo molto bello, in cui si racconta di tre fratelli, pietra sepolcrale di tre fratelli, Nataniel, Amnon e Eliau, giustiziati sotto Onorio, così si dice, che nel Tevere, a 551 metri, sono anche precisi, a sud dell'isola Tiberina, vicino alla Cloaca Massima, avrebbero visto la Menorah. E questo è molto importante, perché è una bella lapide seria. Se non fosse che Daniela Di Castro, compiantissima e splendida direttrice e rifacitrice del Museo Ebraico di Roma, ha dimostrato che questo è un falso. Cioè, questa pietra è stata fatta a cavallo tra l'8 e il 900, con ogni probabilità viene alla fine del ghetto, con uno di due motivi, non sappiamo quale, perché non c'è stato detto perché viene fatto il falso, ma c'è una rottura nell'angolo destro, che è una rottura della luce, di filo luce. O è stata fatta per commemorare il fatto che a quel punto era finito il ghetto e c'era una nuova persona giuridica, una nuova gente, una nuova cosa, quindi diciamo che ha fatto anche questo, oppure per invitare a fare delle ricerche, perché si credeva appunto che fosse l'ebreo. Adesso finisco rapidamente perché sennò vi faccio partare, soprattutto Giovanni con le sue robe che sono molto più serie delle mie, non ha spazio. Per cercare la Menorah nel fiume, nel 1808 a Roma è nata una società di navigazione col permesso del Papa. È una roba straordinaria. Questa società di navigazione, società privilegiata col Papa, fatta da un signore che si chiamava Giuseppe Naro, Benedetto Giuseppe Naro, che si è dimostrato essere grande truffatore, perché diceva che aveva 2000 foto che erano già state tutte collocate dal re di Baviera, e poi alla fine si è scoperto che del capitale aveva collocato il 21%, quindi era l'area assassino disgraziato, che voleva, secondo lo statuto di questa società, voleva varare 7 barche, ne ha varata una più due lance, la più importante si chiamava, adesso ve lo dico tra un attimo, forse Clessidra. Comunque, insomma, questo qui fa una società in cui non può dire voglio trovare la Menorah perché col Papa non stava bene, logicamente. Però dice che la società aveva come scopo la ricerca di oggetti rapiti dalle acque alle orde feroci dei Goti e dei Barbari. E quindi evidentemente la Menorah, perché sono le acque che altro potevano rapire a questo. Quando la società fallirà, perché ci mette solo 2 anni e mezzo a fallire, Gioacchino Belli gli dedicava 2 poesie, quindi è una cosa assolutamente nota che ci fosse questa società, dicono, perché lui fa 2 poesie su quelli che vogliono fare con le barche cercare questa roba. E lui aveva inventato, diceva, un marchingegno curioso che era una grattina che sul fondo grattava e tirava fuori la roba che c'era. Tasterebbe il letto del fiume, lo dice. Aveva qualcuno che lo sosteneva, perché il cassiere della vicenda era il cassiere del principe Torlonia, di Giovanni Torlonia, quindi insomma aveva delle spalle abbastanza. Però nel 1829 erano state acquistate solo 20 delle 200 azioni, e mancheranno circa 4/5 del capitale. La Medusa si chiama la nave, e lui mette questa nave in acqua, la Medusa comincia a fare delle prospezioni con 2 barche più. Succede che, di cosa importante, trova solo un toccone di marmo abbastanza grosso. Cerca di non farlo sapere al Papa, forse perché voleva usarlo in conto proprio. Sta di fatto che il Papa, logicamente, avendo un po' di emissario, lo viene a sapere subito. Prende questo tizio, lo sbatte in prigione, poco dopo viene condannato all'esilio, la nave resta lì. Siamo esattamente il 28 agosto, trova 31 pezzi, 43 reperti complessivi, uno importante, 31 pezzi piccoli e 2 pezzi medi, quindi praticamente. Comunque, insomma, finalmente il 22 dicembre del 21 la Medusa viene inabissata perché dava fastidio alla navigazione. E così finisce la terribile, inquietante o ridicola storia della società per ritrovare la Menorah nel tempo. Ci resta questo bellissimo oggetto al centro della seconda sala del Museo Ebraico di Roma,
che ci fa capire che cosa? Quanto sia ancora importante questa guerra e gli esiti che questa guerra ha prodotto. Uno degli esiti è questo, è la sparizione della Donovan. E io trovo molto, molto, molto bello che quando il ghetto viene finalmente aperto si debba fare un falso per affermare che ci siamo. A me è sembrata una cosa bellissima. Io ho detto le mie sciocchezze e adesso le cose più serie me le dice invece Giovanni Brinzi. Grazie. A mia volta sia il museo, la direzione del museo, sia voi tutti per essere qui. E che cosa dico di un libro che mi ha preso 5 anni, perché fra una cosa e l'altra, già pure con un certo intervallo, mi ha preso 5 anni perché io stesso ho dovuto cercare di capire. Ho dovuto cercare di capire le radici di un conflitto che è un conflitto terribile. È un conflitto terribile perché quello di cui, quello che dà il titolo al libro, quello del 70, è solo la prima di 4 grandi guerre che per un secolo insanguinano il vicino Oriente. 4 guerre, naturalmente con intervalli abbastanza lunghi nel mezzo: la guerra di Traiano, che scuote la diaspora, e sono guerre terribili, perché è vero che Giuseppe Flavio esagera. Giuseppe Flavio parla di 2.700.000 ebrei all'interno di Gerusalemme e dice 1.100.000 ci rimangono sotto le rovine. Beh, indubbiamente esagera. Aveva 1.300.000 abitanti Roma, che era immensamente più grande e che non è mai stata raggiunta. Però parliamo pur sempre di, all'interno di questa guerra, di centinaia di migliaia di vittime. Ma la cosa che su cui dobbiamo insistere è un'altra, che non è una guerra facile. Cioè, ciò che io ho scoperto, credo di essere stato il primo a dirlo, è che il più accanito avversario di Roma nei primi 2 secoli dell'impero è il popolo ebraico. È il popolo ebraico, che è un popolo coraggiosissimo, è un popolo meraviglioso, sono dei guerrieri straordinari. Quindi guerra del 70, guerra del 100, intorno al 118, 117, 118, e qui noi abbiamo le conferme dell'archeologia, cioè le fonti cristiane, e i cristiani non amano il mondo ebraico, i primi cristiani parlano di 420.000 uccisi tra i greci, dai guerrieri ebraici, tra Cipro, Cirene e l'Egitto. Ora, la cifra può essere esagerata, ma esiste una straordinaria testimonianza archeologica scoperta da uno dei nostri grandi archeologi, cioè Sandro Stucchi, che ha scavato Cirene. E Sandro Stucchi dice: la Cirene dell'età di Traiano è una città colpita da un pauroso cataclisma. Il cataclisma è l'insurrezione dei gruppi ebraici locali e la distruzione sistematica di tutti i monumenti pagani. Quindi scoppia una guerra che ha veramente un'anima terribile da un certo punto di vista, e da entrambe le parti. Cipro emana una legge per cui agli ebrei sarà da quel momento in poi vietato entrare, perché hanno distrutto buona parte di Salamina Cipri, anche lì ci sono state trovate le tracce. Poi c'è la guerra di Adriano. La guerra di Adriano è una ripresa. E infine gli ebrei i gruppi ebraici della Mesopotamia vengono colpite 3 città 2 volte di fila. Sono 3 città: Nisibi, capitale della Diabene, con dinastia convertita all'ebraismo, ed essa già centro della raccolta del testatico, e Seleucia al Tigri, dove una comunità ebraica molto importante è stata introdotta. Si arriva dunque veramente ad una sorta di terribile redderazione tra i romani che, intendiamoci, disperdono buona parte della loro forza militare, cioè perdono probabilmente 30 o 40 soldati per ogni legionario ucciso dai parti. Cioè la proporzione nei primi 2 secoli dell'impero è questa.
una serie di guerre assolutamente durissime e una serie di guerre che rovesciano i caratteri di ciò che Roma ha vissuto fino a quel momento. Roma ha conquistato buona parte del mondo assorbendolo progressivamente già prima di conquistarlo, cioè assorbendo le classi dirigenti. E Roma sogna di fare, progetta di fare la stessa cosa anche nei confronti del mondo ebraico. E questo sembra funzionare. L'uomo che ha scritto di questa guerra, che tra l'altro è un grande storico, lasciamo stare le esagerazioni, lasciamo stare Masada. Masada, oggi gli archeologi israeliani discutono il suicidio dei... Non c'è una traccia, non c'è una traccia, veramente la città. Fortezza è stata presa, sì, ma c'è un osso, non c'è. Lui e altri discutono il suicidio dei difensori. Ora pensate che il suicidio dei difensori è una delle pagine più straordinarie della guerra giudaica di Flavio Giuseppe, o Giuseppe Flavio, io pronuncio, dico sempre Giuseppe Flavio, ma bisognerebbe dire Flavio Giuseppe perché è l'onomastica romana. E naturalmente ha creato, volontariamente o meno, ma credo involontariamente, perché non ama i sicari, il gruppo che si trincera sulla vetta di quella fortezza, di quell'acropolo straordinario, è un gruppo di sicari, cioè sono probabilmente i migliori combattenti, e lui non li ama, e addirittura c'è tutto l'episodio della sua cattura, anzi del fatto che lui si consegni poi ai romani. C'è un bellissimo libro scritto da un grande studioso francese, del buon uso di Pierre Dalmaquet, un grandissimo libro che commenta il testo di Giuseppe Flavio, in cui viene sottolineato il buon uso del tradimento, anche se secondo me Vidal Naquet non arriva a vedere tutto quello che si poteva vedere dietro gli scritti di Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio deplora un certo tipo di resistenza. Giuseppe Flavio appartiene a quel settore dell'ebraismo che è tendenzialmente pacifista, che ritiene che debba intervenire nostro Signore, che debba intervenire Yahweh, diciamo così, il Dio degli eserciti, che debba intervenire la divinità a colpire un eventuale aggressore, e quindi stigmatizza tutto un certo tipo di comportamenti. Quindi non ama i sicari, ma inventando il suicidio dei sicari ha creato il mito di Israele. Involontariamente contano più quei 960 morti sulla cima di quella fortezza, che i romani hanno spugnato, cosa incredibile, in un tempo che va dalle 3 alle 9 settimane. La gente pensa che l'abbiano assediata per anni, l'hanno preso in un tempo che va dalle 3 alle 9 settimane, ma avevano una capacità poliorgetica sbalorditiva. E avevano una capacità militare sbalorditiva, dunque sbalorditivi sono anche gli uomini che li hanno contrastati. E li hanno contrastati con un coraggio, con una forza, con una dedizione. C'è un'altra fonte che non è Giuseppe Flavio. Adesso io vado un po' così vi racconto un po' alcune cose in ordine sparso. C'è un'altra fonte che è Cassio Dione, una fonte greca, che è Cassio Dione, il quale racconta la presa di Gerusalemme e dice: è vero che nel momento in cui ci si avvicinava al Tempio la resistenza diventava più facile, perché il perimetro si restringeva e i difensori si battevano meglio, ma pareva, e il testo gli viene da Giusto di Tiberiade, un testo
uno storico ebraico perduto, alternativo a Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio è arrivato fino a noi, giusto di Tiberiade, che era tra l'altro un altro dei capi della rivolta, non c'è arrivato. Gli viene da giusto di Tiberiade, dice la resistenza aumentava, era come se trovassero straordinariamente gratificante e fosse per loro una forma di felicità morire in difesa del Tempio. È uno dei riconoscimenti più belli che una fonte romana, greca, ma di ambito romano, rende alla resistenza ebraica. E dirà un'altra cosa, dirà qualche linea dopo, nel momento in cui l'incendio fu appiccato al Tempio, smisero praticamente di combattere, si gettarono sulle spade o dentro le fiamme. Cioè Giuseppe Cassio Dione, che scrive nella tarda età antonina, ci racconta questa avventura nell'età dei Severi, perché ha i primi dei Severi, lui è vissuto tra gli Antonini e i Severi, ci racconta questa straordinaria epopea. Che cosa Roma aveva tentato di fare? Aveva tentato, come aveva fatto mille volte, e mille volte le cose erano riuscite, di assorbire le aristocrazie. Aveva assorbito le aristocrazie, e le aristocrazie poi proiettate fino ai vertici dello Stato romano, perché era successo così in Italia, ma era successo così sempre più di frequente anche nell'impero. I rapporti, per esempio, Cesare è un massacratore dei Galli, però Cesare ha dei rapporti con i Diziaco, con le elite degli Edui, con le elite di alcune altre, cioè servivano a rendere meno violenta la lotta. Roma tenta questo anche qui, e si affida una delle ragioni per cui a un certo punto viene condannato Gesù, il famoso Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, cioè lasciamo stare la storicità del personaggio, importa la storicità della motivazione. Cioè le classi dirigenti ebraiche si erano battute per governare entro certi limiti esse stesse il loro paese. Cioè il Sinedrio aveva una serie di responsabilità relative a quella che era la gestione ordinaria degli affari, e l'idea che tornasse un re come era stato Erode, che era stato uno strumento formidabile nelle mani dei romani, disturbava, diciamo così, questi uomini che avevano ottenuto ad un certo momento dal potere romano, tranne che naturalmente in questioni di politica estera o in questioni di giustizia criminale, cioè le condanne a morte dovevano essere tutte ratificate ovviamente dal prefetto o dal procuratore a seconda dei momenti. Quindi le tendenze, tra virgolette, messianiche, di regalità messianica, erano guardate con estremo sospetto. Solo che questo processo fallisce come è fallito altre volte in precedenza, perché ogni volta, diceva Fabio, che dove ci sono due ebrei ci sono tre religioni, nascono sistematicamente posizioni critiche nei confronti di coloro che rappresentano il potere, cioè i profeti dei segni, i cosiddetti profeti dei segni che si manifestano. Gesù è uno di questi, qualunque cosa uno voglia credere di Gesù, perlomeno viene presentato come uno di questi, si moltiplicano, alcuni totalmente pacifici, altri dichiaratamente violenti, come i sicari o come alcuni gruppi degli zeloti. E questo mette sistematicamente in difficoltà le aristocrazie, di cui Giuseppe Flavio è uno dei rappresentanti. Giuseppe Flavio è uno dei rappresentanti ed è un uomo che non vorrebbe la guerra. Non vorrebbe la guerra, ma poi la fa. In una prima fase, la fa, e la fa anche molto bene.
Giuseppe Flavio, l'autore della Guerra Giudaica, è il comandante della piazza forte di Iotapata in Galilea e resiste molto bene per 40 o 47 giorni, le cifre sono discusse, resiste per 40 o 47 giorni all'attacco dell'esercito di Vespasiano. Si batte in maniera assolutamente eroica e poi cade a un certo punto o si consegna nelle mani dei comandanti nemici, con un episodio che ci fa sorridere, perché la resistenza Iotapata è finita. Lui è chiuso con alcune decine di guerriglieri in uno dei sotterranei della città e una donna uscita per portar loro delle provviste viene catturata dai romani e parla. E allora Vespasiano manda dire, Vespasiano il futuro imperatore, adesso è soltanto un grande comandante, il comandante di un grosso esercito romano, di un esercito di 60.000 uomini, manda a dire a Giuseppe che può uscire tranquillamente, che gli sarà risparmiata la vita. E Giuseppe dialoga con gli altri che sono con lui, dicendo: beh, arrendiamoci. La risposta è una risposta durissima: o muori da eroe alla nostra testa suicidandoti con noi, o ti uccidiamo noi come traditore. Non mi lasciano alternative. E allora il racconto qui, lui la racconta in un certo modo ed è meraviglioso. Deve salvarsi l'anima anche. Perché lui sì, lui deve salvarsi l'anima, ma l'anima se la salva in altro modo, nella realtà, e lo dirò tra un attimo come lui si salva l'anima. Lui dice: ma no, il suicidio no, il suicidio non mi va, non è giusto, eccetera. Quindi tutto il discorso, certo che è scomodo, questo è ovvio da quanto succederà immediatamente dopo, però lo dirà anche per i sicari di Masada, cioè lui non approva, dice: facciamo una cosa, ci tiriamo a sorte, il primo uccide il secondo, uccide il primo, il terzo uccide il secondo, eccetera. Fatto sta che deve aver fatto, come si dice, qualche piccolo imbroglio, nel senso che rimangono in due, lui e un altro, gli dice: beh, dobbiamo proprio ammazzarci, dice, a questo punto possiamo anche arrenderci. Questa è come la racconta lui, ed è meraviglioso. Bel magheggio, eh? È meraviglioso. Bel magheggio, metterai, scusa. Ma certo che lo ammetto, è ovvio, te l'ho detto io stesso, che è molto bravo. Però lui esce e lui si rende prezioso, non sappiamo quando, non sappiamo come o meno, io ho tentato di arrivarci, ho dato una soluzione, perché lui dice una cosa a Vespasiano, dice: tu mi vuoi mandare da Nerone? Mi vuoi mandare da Nerone? No, non mandare da Nerone, intanto dice: dammi un incontro con te a quattro occhi, devo vederti da solo, e difatti lo vedono Vespasiano, Tito, suo figlio, che sarà poi colui che spugnerà Gerusalemme, lo sapete tutti, e due amici che non sappiamo chi siano, cioè quattro persone, più Flavio Giuseppe. E Flavio Giuseppe racconta, dice: io gli ho detto, ma il bello è che lo confermano le altre fonti classiche, gli ho detto che la grande profezia da cui era nata, che era stata una delle ragioni della rivolta, era stata una delle grandi ragioni della rivolta, era una profezia che imperversava da 3-4 anni in tutto il Medio Oriente, soprattutto in Palestina, figuriamoci, diceva che doveva un uomo, un giudeo, doveva diventare padrone del mondo. Solo che un giudeo o un uomo venuto dalla Giudea? È questa la cosa che dice Giuseppe Flavio. Vedi, dice la profezia, dice questo: in realtà non è un giudeo, sei tu che venendo dalla Giudea sfilerai il trono da sotto, diciamo, il cocuzzolo di Nerone, cioè diventerai tu imperatore e padrone del mondo. Solo che lo avrebbe detto, e le altre fonti latine lo confermano, 2 anni prima
dello scoppio della guerra civile. Cioè, o è davvero un profeta o c'è qualche cosa dietro. Secondo me, ovviamente, da storico c'è qualche cosa dietro, vale a dire, il nostro personaggio è al corrente di alcuni gruppi ebraici, filo Vespasianei, una delle sorelle la sorella di Erode Agrippa, che è uno di Erode Agrippa II, che è uno dei principi ebraici di questo momento. Berenice diventerà l'amante di Tito, diventerà la compagna e l'amante di Tito, più vecchia di lui di 14 anni e probabilmente di un fascino, dice quasi moglie di lui, e naturalmente la cosa non viene poi vista di buon occhio dai romani, ma insomma, quindi ci sono dei gruppi di potere che spingono per scalzare Nerone, e io credo che Giuseppe Flavio si sia presentato come esponente di questi gruppi ebraici, naturalmente tenendo in riserva il discorso della profezia, che sarebbe diventato per Vespasiano un prezioso omen imper, li chiamavano così. Ci sono una serie di omen imper, di profezie circa il suo avvento al trono, che vengono un po' da tutti i luoghi sacri della regione, vengono dal museo dove si dice che Vespasiano ha guarito alcuni malati, vengono dal Monte Carmelo, vengono da tutta una serie, sono isiaci, ci sono una serie di omine imperi che verranno prodotti al momento opportuno, tra cui appunto questo, che è stato recepito dalle fonti storiche romane, da Tacito, da Svetonio, da Cassio Dione, lo dicono tutti, non è soltanto lui che lo dice. Adesso non è opportuno, perché naturalmente fosse venuta fuori una storia così e fosse arrivata alle orecchie di Nerone non ci metteva niente a eliminare il suo comandante, ne aveva eliminato uno ancora più potente di Vespasiano, che tra l'altro era consuocero di Vespasiano, perché era Domizio Corbulone pochi mesi prima. Le due figlie di Corbulone avevano sposato due uomini, Viniciano e Domiziano, figlio minore di Vespasiano, quindi c'era tutta una camarilla che avrebbe poi composto le cosiddette partes flaviane, cioè il partito dei Flavi, e in questo partito dei Flavi c'erano alcuni ebrei filoromani, alcuni ebrei aristocratici. Erano allora, pronti, ci si mette mica molto, quando corre. Ma infatti ci arrivano, però non è così facile. Il riscatto di Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio chiama sistematicamente i ribelli, li chiama lestari, che è un termine è il latro romano, briganti. Allora, uno dei paragoni, e qui è una delle cose in cui mi sono differenziato da quello che è stato detto da altri, ciò che è stato detto sono i banditen dei tedeschi nei confronti dei partigiani. Non è del tutto vero, perché nel caso specifico ci sono due livelli agli occhi dei romani, che hanno sono le tipiche teste quadre con il diritto scritto a tutte lettere. Il lestes o il latro è colui che ti colpisce o latenter o a latere, cioè o di fianco, o latenter stando nascosto, cioè è l'etimologia dei barone, cioè è il combattente clandestino, è il brigante. A parte che banditen lo hanno usato i nazisti, ma lo hanno usato tutte le potenze europee nei confronti dei combattenti clandestini. Erano briganti o banditi gli incursori tedeschi su Londra, banditi a ore 9, i piloti da caccia che si dicevano e li chiamavano banditi, e banditi erano i Mau Mau nel Kenya, ecco, per cui è un termine che è sempre stato usato da coloro che secondo noi non combattono. Ma non è questa la soluzione più grave, non è questa la cosa più grave.
Giuseppe Flavio qui fa un favore, tenta di fare un favore ai, ai resistenti ebraici, che naturalmente deplora, ma li deplora però di fronte ai romani, gli fa un discorso. Ci sono due gradi, si può essere un ladro o si può essere un rebellis. E badate che rebellis non è il nostro ribelle, rebellis è colui che dopo essersi arreso impugna le armi di nuovo, ti colpisce stando nascosto. E allora a quel punto per i romani non c'è pietà. E quello che Giuseppe Flavio tenta di dire a Tito, tenta di dire a Vespasiano, tenta di dire ai romani, badate, non sono dei rebelles, sono dei latrones. È un fenomeno sociale, è un fenomeno che ha certe radici, è stato estirpato in gran parte. Non infierite, torniamo a dialogare noi buoni, e lui è uno dei buoni dal punto di vista, come vede se stesso, è uno di coloro che negoziano, che possono negoziare con Roma, affidate di nuovo a noi la gestione del governo. È quello che lui tra le righe tenta di comunicare. Ci sono, poi si possono dire infinite altre cose. Si può dire che Tito è ciceroniano ed è ciceroniano Flavio Giuseppe. Cioè, a un certo punto, che cosa dice Flavio Giuseppe? Poi ci sono tante cose, non riuscirò neanche a graffiare la superficie di quel che c'è, di quel che ho finito per mettere dentro al libro. A un certo punto fa un discorso Erode Agrippa, che poi riprende Flavio Giuseppe in un altro punto, e dice: vedete, dovevate continuare a combattere quando è arrivato Pompeo. Dice: se voi aveste continuato a combattere non succedeva nulla, cioè finivo, potevate vincere o poteva finire la guerra. Se riprendete le armi adesso, dice, non siete, ecco il rebellis, non siete degli amanti della libertà, siete degli schiavi rifugiati. Cioè, in realtà non siete degli schiavi rifugiati, siete degli rebelles. C'è dietro il discorso di Cicerone: si, is, qui, positis armis, qui positis armis, in fidem imperatoris confugent. Poi c'è tutto il discorso della fides, eccetera, vabbè. Quanti sali smurum per busseri trecipienti, coloro che, deposte le armi, facciano appello alla fides dell'imperatore, Cicerone nel De Officiis, facciano appello alla fides dell'imperatore, anche se l'ambiente batte già le loro mura, li devi accogliere. Cioè, chi si arrende ha diritto alla clemenza. E la cosa paradossale è che Tito è clemente più volte, è che Tito è la famosa storia della clemenza di Tito. Tito è clemente davvero, perché in alcune città minori lui entra, distrugge un tratto di mura, lascia un presidio e viene via. Si sono arrese, non vengono toccate. Anche all'interno di Gerusalemme, in quello spaventoso massacro che è la presa di Gerusalemme, è naturalmente chiaro che quando le legioni entrano dopo uccidono tutto quello che incontrano, però vengono lasciati andare i residenti in città, perché sono ritenuti non responsabili, sono stati quelli da fuori che hanno scatenato la lotta. Quindi questo è uno dei grandi caratteri. L'altro carattere estremamente importante è che i romani si trovano di fronte a una forma di guerra totalmente nuova. Cioè, non è la guerriglia che loro hanno conosciuto in tutto il resto del mondo occidentale. Qui dovrei fare un lungo discorso, ma qui dovrei fare veramente un lungo discorso sulla identità degli ebrei, che per me è una realtà straordinaria. Ed è una realtà straordinaria, ma lo dico così, poi non ho tempo di farla fino in fondo, perché in realtà le terre promesse sono due. Cioè, c'è una dimensione che è una dimensione geografica, Israele, cioè la Palestina, la,
Erezzi Israele. Giudea allora. Sì, la Giudea allora, certo, no, beh, certo, la Giudea allora, ma anche, anche alcune zone limitrofe alla Giudea, perché naturalmente erano ebrei, anche se emi iudaioi, perché li chiamavano, lì c'è una delle cose, lei ha detto giusto, c'è una delle realtà, cioè i romani non a un certo punto non capiscono più, cioè dice sono iudei e usano un termine geografico, ma sono iudei tutti, da quelli che stanno a Siviglia a quelli che stanno in Mesopotamia. Perché? Perché hanno solo quel termine lì per definirlo, ma in realtà si rendono conto che sono una realtà che tende all'universale. Ed è proprio il discorso della seconda dimensione della terra promessa, che è una dimensione spirituale, vale a dire là dove io ho imposto, ho affermato la cultura del libro, libro con la L maiuscola ovviamente. E i romani si trovano di fronte ad un altro universale come sono un universale loro. E quindi a un certo punto la lotta diventa una lotta terribile. Da un lato c'è un integralismo, io l'ho risolta così, da un lato c'è un integralismo religioso in coloro che animano la rivolta, su cui non sono mai d'accordo nemmeno loro, perché ancora dopo, al tempo della rivolta di Bar Kokhba, Bar Kokhba viene chiamato il figlio della stella da alcuni, viene chiamato Bar Kokhba, cioè il figlio della menzogna da altri. Questo è un ebreo parlando al grande, sono tante cose, adesso parlo in maniera un po' estemporanea perché sarebbero talmente tante cose da dire. È un libro che ho amato molto, mi ha anche fatto molta paura, vi dico la verità. Perché cercare di capire una realtà come questa e cercare di mantenere la testa fredda di fronte a un disegno così complesso è molto difficile. Uno dei rabbini, allievo di Rabbi Akiba è il capo spirituale della rivolta di Bar Kokhba, dice: Rabbi Akiba, mio maestro, dice, tu vuoi vedere il futuro, dice, ma non ci è concesso vedere il futuro. Dice, questa è una delle pagine del Buon uso del tradimento di Vernet, dice, tu dici che è il figlio della stella, tu dici che è il re messia, prima spunterà l'erba dai suoi zigomi e il messia non sarà ancora venuto. Quindi è una lotta dottrinale tra due grandi esponenti dell'ebraismo. Ma torniamo brevemente, poi chiudo, dopo vi lascio spazio se avete voglia di domande, eccetera. Avranno qualche curiosità, no? Penso di sì, qualcuna. La cosa è che a un certo momento la guerriglia che Roma si trova ad affrontare è una guerriglia diversissima da quella che ha affrontato altrove. Perché altrove, ed è proprio qui che gioca l'identità ebraica, altrove è il capo che fa il popolo. Io cito sempre la battuta di Jan Le Goët, che dice Gallia e Stonis divisa in parte stress, ma quale Gallia? Dice, c'erano gli Edui, gli Averni, i Sequani, i Parisi, i Biturigi, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto viene fuori un capo e allora dice la Gallia. Lo stesso è in tutto l'Occidente, Viriato per la Spagna, Giugurta per la Numidia, persino una donna Boudica straordinaria, Baodicea o Boudica in Bretagna. Qui no, qui è un popolo che genera dei capi e ne genera tanti, e sono tutti capi che senza avere una briciola di esperienza militare sono dei capi meravigliosi, dei combattenti stupendi. E Roma si trova di fronte a un'identità che è un'identità in un certo senso uguale e contraria alla sua, e la guerra diventa una guerra terribile. Addirittura, e chiudo con questo, le clausole della guerriglia sono rovesciate. Oggi se voi leggete i grandi teorici della guerriglia vi dicono una cosa, vi dicono senza una potenza d'appoggio la guerriglia non vincerà mai. Lo dice Alvin, lo dice Cecchini, lo dice persino Che Guevara, insomma ci vuole una potenza d'appoggio
che sia Cuba, che sia l'Unione Sovietica, che sia gli Stati Uniti in Afghanistan, eccetera, ci vuole una potenza d'appoggio. Qui la potenza d'appoggio teorica in cui i giudei credono sono i parti. No, a parte quella, ma quella di fatti Giuseppe Flavio sotto le mura dice: ma venite fuori, voi credete che arrivi Dio a sterminare questi come ha sterminato gli Assiri di Sennacherib? Ma non è detto che lo faccia, dice, smettetela, venite fuori. Cioè, no, l'altra potenza sono i parti, cioè l'impero al di là dell'Eufrate. Ma il fatto è che i romani sono più forti dei parti. E la cosa, secondo me, molto pesante, che è una delle prime cose che mi hanno indotto a scrivere questo libro, è il fatto che i parti sembrano aver adoperato le coraggiosissime masse ebraiche per tenere i romani fuori dal loro territorio, che è una pazzia. Cioè, che cosa succede? Succede che alla fine della guerra del 70, Erode Agrippa ha detto prima, dice: badate che i parti non interverranno, voi pensate che i parti intervengono, i parti hanno paura. E difatti alla fine sul finire della guerra il re dei parti promette ai romani 40.000 arcieri a cavallo, dice: vi servono 40.000 arcieri a cavallo. Tito dice: no, guarda, grazie, non ne abbiamo bisogno. E poi offre una corona d'oro a Tito, con questi che speravano che lui intervenisse a loro favore. Ma c'è di peggio: al tempo della guerra con Traiano, Traiano attacca l'impero partico. Traiano è sotto Baghdad quando scoppia la rivolta in Cirenaica. E la cosa che succede è che Cassio Dione usa un termine per tutta la prima parte della guerra, cioè usa il termine di Traiano che conquista intere regioni dell'impero partico a Machei, cioè senza combattere, cioè affonda come una lama nel burro. Ci sono addirittura addirittura Traiano a un certo punto fa fare delle manovre alle sue truppe. Ve l'immaginate l'esercito di Hitler nelle Ardenne che si mette a fare delle manovre mentre sta sfondando il fronte francese? Cioè, non è terrestre. Perché? Perché si rende conto che c'è qualcosa che non funziona, non gli danno battaglia, cedono spazio in cambio di tempo, e lui arriverà addirittura alle capitali, perché arriva a Ctesifonte e Seleucia e le prende. Ma la cosa più significativa è che lui a un certo momento distacca il suo miglior generale. Se avete letto le memorie di Adriano della Iorsenaro, ricorderete Lusio Pieto, il berbero, il grande nemico di Adriano. Lusio Pieto è il miglior generale di Traiano, lo manda a governare la Giudea, cioè distacca il suo miglior, perché si è reso conto che qualcosa sta per succedere, solo che non succede in Giudea, succede in Cirenaica. E dopo naturalmente Lusio Pieto spazza via tutto quello che incontra, ma le legioni devono tornare indietro da Seleucia e Ctesifonte. Cioè il dubbio che i parti abbiano cinicamente sfruttato la volontà di indipendenza degli ebrei, perché poi naturalmente c'era anche questo, c'era il fatto che sostanzialmente si diceva da parte di alcuni che erano i guerriglieri più attivi: il nostro solo signore può essere Yahweh. E naturalmente i romani non erano mica d'accordo su questo, e quindi c'era il desiderio di un certo tipo di indipendenza. Solo che questo desiderio di indipendenza i parti lo conoscevano, e a un certo punto è rovesciata la dialettica della guerriglia: sono i partigiani, tra virgolette, i guerriglieri che salvano la potenza d'appoggio. Questo vi dice la straordinaria forza di questa realtà che regge le guerre sono quattro nell'arco di un secolo, regge un secolo a quello che è uno dei migliori eserciti di tutti. Basta così, perché sennò mi disturbo.